Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo subito con Rogue Galaxy, dove nella scorsa puntata abbiamo esplorato un po' le rovine, ci siamo potenziati e abbiamo visto cosa sta succedendo in questo momento. Però oggi avremo una bellissima rivelazione. Guardate un po'. There they are. It's Datron. Be careful with that! Do you hear me? If you damage that tablet, you're fired! There's absolutely no need to worry, sir. We are taking every conceivable precaution. Huh? Is that a fact, Ezel? It's been a while, Professor. Thanks to you and your team of Datron scientists, our boy is nearly complete. Him? He's all set. His cosmetic appearance has no bearing on his function. Oh, is that so, Professor? But it's always important to look good. You know, like me. I suppose. Oh. It looks like they're about to begin. Aha! So those must be hints. Well, what are they? Look over there. We probably have to place a key piece on each of these three pedestals. Those images are most likely telling us where we can find them. But that's... So... Where exactly are these key pieces? We have to figure these out first. Let's see, that's... a scale? And a crab? And this one's a lion. Huh? I don't get it. What do they all mean? Let us leave all of this stuff to the great minds of the Datron scientists. They ought to be able to find some kind of meaning to the clues before us. Did you hear that? Those are hints. Yeah, but who knows what it means? Let's keep watching. Father, some rats have found their way in. I will dispose of them. Damn, we've been spotted. Oh, what perfect timing. Now we'll get to see what our new boy can do. Questa è una boss fight abbastanza pesante. Spero di essere abbastanza forte in realtà. Ma credo di sì. Oh, come on now. Can't we all get along? We're not hurting anything. Leave you alone? I cannot allow anyone to interfere with Father's business. Seed. All right, let's get this over. Allora, guardate quanto poco danno facciamo. Voglio vedere effettivamente quanti danni riesco a fare adesso. Sono molto curioso, a dire la verità. Eppure qualche cosina di danno la facciamo, eh? Pensavo peggio.
Guardate lui comunque quanto è forte. Ecco, qui bisogna stare attenti perché quando fa quella sua... quando fa quella sua ruota, no? Dove praticamente deflecta i colpi, non bisogna ovviamente colpirlo. Zegram invece, geniale, la sua mente molto geniale, l'ha colpito. Quindi... sì, Zegram c'ha letteralmente... ecco. Vedete? Nessun danno. Ecco. Sì, ma non dovete attaccarlo adesso, stupidi. Adesso lo dovete attaccare. La barrazione non è piena. Sì, è una boss fight abbastanza pesante questa. Anche perché lui comunque è molto forte. Però fortunatamente non dobbiamo sconfiggerlo. Basta togliergli solo un po' di HP. We can't even run away. He's too fast. What the? Follow me. Huh. Vermin always run away so quickly. That was close, but you'll be safe here for now. You rescued us. But what are you doing here? Hey, Jaster, who is this man? This is Desert Claw, the real Desert Claw. Really? The genuine article? He does look the part, Jaster. A lot more than you, I suppose. Well, I'm off. See you later. Wait. I want to ask you something. You gave me your sword on purpose, so that Dorgan Go and his crew would think that I was Desert Claw. Didn't you? Not at all. They drew their own conclusions. But... he's gone. Wow. He's definitely a strange one. Yeah. No kidding. Come on. The transporter will get us back to the ship. Oh, I see. All right, I get it now. But those three pictures... scales, crab, lion... what does all of that mean, anyway? Yeah, what do they mean? A crab... and a lion. Maybe they stand for the ruins of the ancient kings. Ancient kings? Long ago, there was a king on each of the 12 planets in the Wilhersa system. The Vedanian king's crypt was decorated with a crab, so they called him the Cancer King. The crypt is supposedly somewhere in the ancient ruins, found in Vedan's underground water supply. I get it. The great Jiraikan jungle is home to the ruins of the Leo King, who ruled ancient Jiraika. So that means the two diagrams are pointing to the ancient rulers of two planets. Then what about the scales? Well, that's an easy one. There's a Zoroastrian legend about two princes. Ages ago, two sons were born to a great Zoroastrian king. After their father died, the twin princes obeyed his dying wish and set out to rule the planet together in peace. But they were blinded by power and began to quarrel. Two towers were built to symbolize the two princes who no longer spoke to one another. This, the quarrel, the avoidance, it went on until the day they died. The two towers are still standing in Zoroastr. The Gladius Towers. Oh, I get it now. So that's where the scales come from. In other words,
The three diagrams point to the ruins of ancient royalty. So somewhere within the ancient ruins of the three planets, we should be able to find something to unlock the mystery of the tablets. Looks like we have no choice but to go check them out. Wait just a minute! You can't act on a mere guess like that! Don't you have any solid evidence? Of course not. How could we? Then forget it! I won't let you go gallivanting around! Listen, Furball. All right, I get it now. Listen up, you dogs! We're gonna head for those ruins and find those key pieces. Leave no stone unturned. Got that? The captain means business. I've marked off on our map the starting points for investigating the three ruins. Come on, Mr. Rogue. Let's be on our way. Bene, qui adesso è tutto a discrezione nostra, cioè possiamo cominciare benissimo da dove vogliamo noi. Ovviamente le rovine che sono state indicate in questo video devono essere esplorate tutte, però nessuna di esse ha in realtà un ordine ben preciso. Io ovviamente voglio seguire un ordine abbastanza logico. Voglio andare inizialmente su Juraika, dato che comunque è stato il primo pianeta che abbiamo visitato e quindi con la scusa abbiamo la possibilità di re-esplorarlo e abbiamo la possibilità comunque di indagare un pochino in giro su ciò che si può fare e su ciò che non si può fare. Come potete vedere abbiamo già i teleport e i warp pronti per ovviamente andare nella nostra direzione preferita. Questi filmati ve li skippo perché non ha assolutamente senso, è semplicemente il punto della situazione con Steve, niente di interessante. Nel frattempo scambiamo altri punti, che sono tutti i mostri che abbiamo sconfitto nel deserto. Siamo aumentati di grado, bene, siamo a livello 92. Vediamo dove è Artiglio del Deserto, che è ancora il primo, nonostante tutto. Figo. Allora, andiamo avanti dove, come potete vedere adesso possiamo parlare o comunque possiamo tornare verso tutte le zone che abbiamo già esplorato. Non so se c'era effettivamente la strada più vicina. Non so qual è la strada più vicina in realtà per andare verso... Probabilmente era qua, al villaggio, e poi bisognava andare da quell'altra strada che al momento non abbiamo esplorato. Quindi credo che effettivamente bisogna andare di qua. Quindi, vi stavo dicendo che nel frattempo il party è cambiato, quindi adesso avremo Kisala con noi nel gruppo. Potremmo cambiarla, a dire la verità. Io probabilmente la cambio come party. Preferisco far livellare un pochino tutti, specialmente per quanto riguarda le armi. Anche se Zegram comunque ancora ha diverse armi da far livellare. No, ma a te non te lo do il colpo infuocato, preferisco darlo magari a Kisala, che sarà comunque uno dei personaggi che, se non sbaglio, faceva parte del mio party finale quando ho giocato per la primissima volta Rogue Galaxy. Quindi credo che effettivamente il mio party finale ai tempi era stato Juster, Kisala e non ricordo chi fosse il terzo, a dire la verità. Forse Steve. Comunque Steve è un ottimo support, a dire la verità. Però non ricordo se effettivamente era lui l'ultimo membro del mio party definitivo. Anche se in realtà io ho un vago ricordo di avere anche Lilica, di aver avuto Lilica nel mio party. Forse Lilica con Kisala? Non li ricordo il mio party finale. Comunque non è questo un problema. Allora, per quanto riguarda Kisala,
Facciamo che al momento tengo questo party, anche perché comunque con Kisala ho l'equipaggiamento che devo livellare, assolutamente. E con Zegram ho ancora parte di questo equipaggiamento che devo maxare. Non appena avrò maxato anche l'equipaggiamento con Zegram, lo cambierò e metterò Steve. Anzi, a proposito di Steve, abbiamo trovato nel deserto una sua armatura. Quindi ricordatevi di cercare e trovare questa armatura per Steve, l'armatura riflettente, mi raccomando. Allora, direi di andare alla bottega, ci facciamo una bella scorta di pozioni revitalizzanti, visto che comunque ne abbiamo utilizzati parecchio durante, diciamo, questo periodo di level up che ho fatto e di potenziamento dei miei personaggi, quindi ne approfittiamo. Allora, arma, ecco, vedi, abbiamo anche delle armi. Ascia, compriamole. Accetta per Lilica, assolutamente sì. No, l'accetta da caccia non ci interessa. Ok, l'arco del vagabondo, Zegram, Kisala. Juster, corno lucente. No, va bene, ok. Allora, pozione curativa, il massimo è 50. Non ricordavo che effettivamente ci fosse un limite massimale di oggetti, se devo essere sincero. A questo punto 5 frutti rigeneranti perché li ha finiti. Ok, no, pensavo, ho detto, ma tutto, come può essere? Tonici massimi quanti ne possiamo portare? 30. Vabbè, maxiamoci tutte le nostre pozioni. Tanto come soldi potete vedere che già adesso non abbiamo più problema di nessun genere. Dunque, stavo dicendo, voglio seguire questa logica perché ovviamente Juraika è stato il primo luogo che abbiamo visitato. Quindi, tecnicamente, anche per una questione di logica e una questione anche di correttezza, tecnicamente sarebbe più carino rispettare questa logica, quindi partire dal luogo meno recente, anzi dal luogo meno recente, per finire poi nel luogo più recente, che appunto ci permette di che ci permette comunque poi di andare avanti con la nostra storia. Allora, la strada dovrebbe essere questa, anche se in realtà siamo tornati nuovamente alla nave. Ma è possibile che siamo tornati alla nave? Perché questa strada non l'avevo sbloccata? Ma ora le pozioni curative non le posso usare con nessuno. Devo gettarle. Questo è un problema che in realtà ricordo abbastanza frequentemente. Ma credo che forse questa non sia la nostra nave, ma che sia... No, aspetta. Eh sì, invece questa è la nostra nave. E quindi dove... Wow. Questo è stato un bellissimo mind blow. Ma non ho modo di muovere la mappa. Forse dalla destra devo andare, che la destra è chiusa la strada. Proviamo da destra. Effettivamente i ricordi sono un pochino sbiaditi, perché ovviamente sono passati, io l'ho detto già più volte, non lo ricordo il gioco tutto completo, quindi ci saranno tantissimi strafalcioni, ci saranno anche delle piccole lacune dei miei ricordi, però spero ovviamente di poter fare il tutto nel meglio possibile. Specialmente quando si tratterà di parlare... Ecco, strada per le rovine, ok. Quindi quando si tratterà specialmente di parlare in futuro per quanto riguarda le armi finali, per quanto riguarda anche l'equipaggiamento finale da poter dare ai nostri personaggi, spero vivamente di poter fare una bella guida in italiano, perché comunque credo che di queste guide non ce ne siano moltissime. È sempre utile comunque avere una guida, avere comunque un tutorial, chiamiamolo così, per quanto riguarda appunto la parte più tecnica del gioco. Allora, come potete vedere, a danni direi che non siamo messi malaccio, siamo messi abbastanza bene.
I volanti vengono praticamente shottati dalla mia pistola, quindi di questo sono abbastanza soddisfatto. Le monete, come potete vedere, la ricompensa in denaro sta nettamente scendendo, quindi non sono mostri troppo difficili considerati dal gioco, per cui direi che abbiamo fatto abbastanza bene ad andare qui per primo. Allora, deprediamo tutti i forzieri. No, questa chiave della terra, quindi non può essere. Vedete, anche i danni che ci fanno loro sono abbastanza potenti, potrei dire. Sì, sono decisamente potenti. Non so se sono causati dal fatto che la nostra armatura in realtà non sia un granché, anche perché comunque non abbiamo altre armature al momento, diciamo, armature alternative. Certo, però sprecare effettivamente i fungi rigeneranti così, dopo che li ho comprati a caro prezzo, non è un granché. Allora, Juster ha la prossima arma a livello 42. E la cosa che mi preoccupa di più è in realtà che non... cioè, che non potrò equipaggiarla subito, perché ancora non sono a livello 42. Allora, abbiamo dell'Eureka per il peperoncino. Benissimo. Andiamo avanti. Questi bisogna saltarli di sopra. Questi non sono troppo forti. Mamma mia, un triplo colpo gli è arrivato. Mischino. È stato shottato malissimo. Allora, direi che possiamo esplorare giusto un altro pochettino insieme. Poi, dopodiché, al solito, vi abbandono, tra virgolette. Mi faccio un bel giro per conto mio, per cercare vari forzieri, tesori e tutto quello che è necessario. E poi successivamente ci rivediamo appunto nel momento in cui avrò finito l'esplorazione e potremo andare avanti con la trama, perché vi ricordo che comunque voglio portare un gameplay completo, però comunque voglio incentrarmi di più sulla trama. Tutto quello che c'è di extra, tutto quello che c'è di speciale, ve lo porto magari nella parte finale del gioco, perché comunque la parte finale del gioco presenta gli extra più belli, come il potenziamento, le armi finali, tutto ciò che rende un RPG tale. Ok, direi che comunque per il momento finiamo qua. Ci vediamo nel momento in cui avrò finito l'esplorazione delle rovine e magari troviamo un bel punto di salvataggio per salutarci. A dopo. Allora, signori, io non so come sia successo, ma per un totale caso sono riuscito a trovare la strada giusta al primo colpo. In realtà io volevo esplorare tutta la foresta e poi trovare il luogo esatto, cioè il luogo appunto dove appunto la storia prosegue. Invece no, ho trovato la strada giusta al primo colpo. Quindi sono costretto ovviamente adesso a salvare qui, perché ovviamente, cioè vabbè, anzi, mi teletrasporto alla strada per le rovine e di più, ecco, vedete, al centro, dove praticamente ho fatto la strada e casualmente ho trovato quella giusta. Quindi non so effettivamente come veramente il caso mi abbia aiutato, o le strade sono ambivalenti e quindi posso percorrere entrambe le strade senza avere problemi, cioè nel senso raggiungere comunque la zona di interesse, posso andarci comunque da altre vie, no? Come si suol dire, tutte le strade portano a Roma. E quindi possibilmente anche in questo caso è successa la stessa cosa, quindi non sono riuscito ad arrivare nello stesso luogo proprio perché è possibile farlo. Cioè, magari adesso faccio l'altra strada, vado dall'altro lato e possibilmente mi riporta allo stesso punto di prima. Io in realtà da un lato spero di sì, perché così mi rifaccio tutte le strade senza neanche tanti problemi, perché comunque i mostri sono
non dico forti, però riescono a farmi del danno. E non capisco se questa è una cosa che dipende esclusivamente dal, diciamo, dal livello o comunque dall'equipaggiamento, perché le armature qua comunque hanno una rarità diversa rispetto alle armi. Qui le armature non le puoi craftare, non hanno un utilizzo, non hanno un'esperienza. Quindi diciamo che questo mi ha un attimo triggerato, perché non capisco se magari ho saltato le armature io o se effettivamente ancora non le possa prendere. Tutto qua. Allora, per quanto riguarda l'equipaggiamento, finalmente possiamo utilizzare la nuova pistola di Juster, quindi ottimo. Per quanto riguarda Zagram, appena finirà l'apprendimento, comunque il maxare la sua spada, probabilmente farò un bello switch, farò un cambio. Allora, qui è vicolo cieco, quindi ho capito perché adesso la strada da lì effettivamente era bloccata. Qui c'è un bel forzierozzo che stavo dimenticando. Sì, se magari mi fate salire e mi fate aprire. Lo scrigno è una trappola. Esplosivo? No. Pietra fiammeggiante, va bene, va bene. Allora, di qua possiamo salire, esatto. Non credo che qui ci siano forzieri, giusto? Ok, magari guardiamo, diamo un'occhiata veloce. No, ok. Benissimo. Allora, e a questo punto io faccio anche quest'altra strada, vediamo cosa succede e poi ci vediamo all'ingresso della, diciamo, ci vediamo all'ingresso del tempio di Re Lio, così vediamo come procede la storia e poi ci salutiamo. Ok, le strade fortunatamente non erano uguali, quindi giustamente c'era un percorso giusto, un percorso che ti riportava indietro e poi successivamente ti riportava sulla retta via. Quindi apriamo finalmente il tempio di Re Lio e vediamo un po' che cosa ci vengono a dire i nostri ragazzi, no? Vediamo un po' cosa succede. It's just as I thought. These ruins have markedly similar qualities. Why, this is a revolution in archaeology. Eh? Oh-ho! If it isn't Jester! Did you come here after hearing about the legend of the Mad Witch? Legend of the Mad Witch? Don't know it? It's the tale of a fearsome witch who destroyed an ancient Jurikan dynasty. I thought that was just an old folk tale. She never really existed, did she? Legend has it she became a ghost and has been controlling this castle for tens of thousands of years. Ooh, spooky. Come on, cut it out, will you, Burton? I'm dead serious. Look, I know all of you only came here because you're hoping for a chance to nab her treasure, being greedy pirates and all. She comes! What? Foolish wanderers. This castle is sacred ground where my treasure sleeps. Do you too seek my treasure? Oh yes, I know these folks here sure do. But not me, you see. I'm just a scholar. I'm trying to unravel the mysteries of past civilizations. Enough of your ramblings. I don't care. Your excuses mean nothing. No one who enters this castle will walk out alive. Shh. Come forth, my cursed incarnation! Jester, watch out! Oh, my servants, crush the fools who have dared to sully this holy place! Esatto, niente proprio di meno che una bella boss fight. Beh, diciamo che non è una vera e propria boss fight, però ci si avvicina. Tra l'altro non capisco il perché i miei personaggi ogni volta subiscano tutti questi danni in realtà. Allora, potenziamoci con Sbornia.
Guardate adesso i danni come sono decisamente aumentati. Peccato che non durino tantissimo i buff, e quindi devono essere, diciamo, rinnovati ogni tot. Olè. Beh, oddio, chiamarla boss fight forse era un po' troppo esagerato, però ci si avvicinava. Diciamo che ci si avvicinava. Oh ho, you've gotten pretty strong. Not bad at all. Listen, I'm going to follow that witch to see where she goes. You go look for her treasure. Well, cheers! Hey, Burton! That guy is completely insane. I sense something about that witch. She seems sort of sad. Or was it just me? Come on, Jester. Let's keep going. Ok. Detto questo, direi che per il momento possa essere tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.